Si chiude con una bella ed importante vittoria del Cari Parma sugli olandesi del Neptun Rotterdam per 7-1 la fase eliminatoria dell'European Cup, giocatasi interamente dal 1 al 5 giugno a Parma. Una vittoria fondamentale che apre Ducali le porte della Final Four di Brno a settembre. Il Cari Parma ha così centrato uno degli obiettivi fissati ad inizio stagione e ora può lanciarsi alla conquista del 14° titolo europeo della sua storia. La gara di ieri sera al Nino Cavalli, segnata dal maltempo, ha visto come protagonista uno straordinario Griffantini sul monte di lancio per 6 riprese, mentre i punti portano la firma di De Simoni e il doppio di Iepes, Scalera e Sambucci. Sentiamo il commento alla gara del presidente Rossano Rinaldi. Sì, grande soddisfazione, è stata una settimana particolarmente tribolata perché siamo arrivati alla partita decisiva dove ci si giocava tutto, però grandissima soddisfazione perché abbiamo vinto con una squadra fortissima come il Neptuno di Rotterdam, è un merito di questi ragazzi che ci hanno sempre creduto. L'unico rammarico che abbiamo è la stagione che purtroppo ha impedito al pubblico di Parma di venire, anche stasera insomma il clima non era proprio ideale per assistere a una partita di baseball, ma insomma, il risultato sportivo è stato veramente importantissimo. Ma diciamo che adesso siamo arrivati alla Final Four di settembre a Brno, diciamo che parteciperemo a questa fase finale con l'obiettivo di vincere, anche perché abbiamo già vinto 13 Coppe dei Campioni, quindi sarebbe l'ennesima vittoria a coronamento anche di un'avventura iniziata lo scorso anno con lo scudetto, però ci penseremo a settembre. Adesso la prossima settimana ricomincia il campionato, quindi ci ritufferemo nel campionato, ma dico la verità, l'obiettivo di arrivare nella finale della Coppa dei Campioni era uno di quelli di inizio stagione, quindi questo l'abbiamo centrato, ma non è finita qui, come si dice, ecco. Ma diciamo grande soddisfazione, oltre che dal risultato sportivo, anche di quello organizzativo. Il tempo non ci ha reso, specialmente in questa giornata conclusiva, ma nelle altre giornate insomma siamo riusciti a dare vita sempre delle ottime partite. Devo ringraziare moltissimo tutto il comitato organizzatore, il nostro comitato organizzatore e tutti i volontari che ci hanno assistito in questa settimana. Senza di loro indubbiamente non saremmo riusciti a dare quello che abbiamo dato. Le squadre sono rimaste soddisfatte, gli arbitri idem, i dirigenti europei idem, quindi ancora una volta Parma e il baseball in particolare di Parma si è dimostrato all'altezza della situazione, quindi aspettiamo nuove avventure anche dal punto di vista dell'attività internazionale. Comunque il resoconto è sicuramente positivo e non solo quello sportivo.